ringraziare tanto tanto questo incontro, questo ritrovo, per gli auguri e tanti tanti auguri che ho ricevuto. Una targa consegnata in municipio, un regalo emozionante per Antonio Cola, che ha festeggiato 100 anni. Da sempre residente a Carmignano di Brenta, Antonio nella sua lunga vita si è dedicato alla famiglia e al lavoro. Una vita che ha attraversato momenti storici come la Seconda Guerra Mondiale, durante la quale è stato deportato in un campo di concentramento tedesco. Per questo il sindaco reggente Eric Pasqualone ha voluto consegnare questo riconoscimento al signor Antonio, un ringraziamento per il suo insegnamento. Che ci ha lasciato un bellissimo messaggio di ripartenza e di speranza per tutti noi.